Buongiorno a tutti e benvenuti in Casa Facile e Felice. Oggi prepariamo tortino di polenta, ripieno di fonduta. Per questa ricetta occorrono 500 g circa di polenta già cotta, 100 g di besciamella, 100 g di formaggio giovane, montaggio o altro formaggio filante e contenitori di alluminio per gli sformatini. Ci servirà anche un po' di burro per ungere. Proseguiremo in questo modo. Tagliate il formaggio a pezzetti e fate sciogliere nella besciamella a fuoco lento finché non sarà diventato tutto cremoso. Prendete tra le mani un pugno di polenta e appiattitelo come se voleste fare una frittella. Imburrate leggermente la base del contenitore. Dopo stendete la polenta appiattita su tutta la superficie del contenitore, cercando di creare un incavo al centro. Riempite l'incavo formato con un cucchiaino di fonduta di besciamella e formaggio. Chiudete l'incavo ripieno con altra polenta, in modo che la base sia liscia ed omogenea e ricopra perfettamente la fonduta. Una volta riempiti, battete leggermente i contenitori sul tavolo di lavoro. Cuocete nel forno caldo per 5-6 minuti a 200 gradi. Quando saranno cotti, sformateli in un piatto da portata. Potete servirli sia con funghi trifolati, con un po' di fonduta fatta con besciamella nella quale avrete sciolto un po' di formaggio massimo di 30 giorni, formaggio fresco insomma. Per queste ed altre preparazioni vi aspettiamo sul nostro sito Casa Facile e Felice. Arrivederci alla prossima ricetta.